Ciao Dark. Oramai io devo aprire una ditta per avvisare la gente che stanno partendo le live. Che ormai io devo avere servizi notifiche Xanxus. Avessi un euro per ogni volta precisi come le asce. Avessi tipo un euro per ogni volta che avviso la gente che sto facendo live o che altri tizi stanno in live. Mi sarei fatti i soldi in quest'anno. Ma tanti. Sempre. Adesso ho avvisato il signor Seth. Ma anche se l'avviso lui non capisce una ciosba. Ma che è il tuo preferito? È uscita con degli amici, ma la rivedremo tra poco a Lili. Speriamo che arrivi un po' di gente. Ciao Bert. Poi. Io ogni settimana ho repotenziato Arnis, mettendogli queste abilità qua che spiegherò più avanti quando ci saranno più persone perché non vorrei ripetere le cose. Comunque, vedi, iniziamo oppure aspettiamo un altro che tra l'altro devo fare pure stare in minescenza. Aspetta un altro minuto e poi partiamo perché dobbiamo fare anche un livello e attualizzare un altro servant. Ciao Pollas. Dai, cominciamo. Berserk, potresti gentilmente prendermi il good end come si deve fare qua? Ah, il nostro ospite è arrivato. Ti stiamo aspettando, agente Arnis. Che per prima cosa potenziamoci
Ciao Jack. Ok, weapon chain. Buono. Dagger expertise e moon dancer. Ci sta. Allora. Agente Arnis, sembra che tu abbia una domanda da farmi. Veramente? Ah, ok, Jack, calmo, tranquillo, tanto basta che hai mangiato bene. Comunque, giusto, perché mi hanno detto che come sconfiggere il Nightlord? Questo è il computer di ogni agente? Ma la curia. Non mangiare veloce, Jack, fa male. Ma tu e la curia. Mi avete dato delle strane risposte. Quindi, cosa ti do? Quindi, cosa ti do? Quindi, ora ti chiedo. Cosa ti dovevi chiedere? Sembra che tu abbia dimenticato. Questo è un sogno. Qui non è permesso mentire. Giusto anche questo, ma. Quindi io vorrei tempestarti con le domande. Vai avanti. Bessek, qui qual è? Mi sembra che qua non cambi nulla la prima parte. Deve farci lei la domanda, mi sembra. Comunque, dimmi. Sì, Jack, però non mangiare tardi perché fa. Non mangiare presto perché altrimenti ingrassa e ti fa male. Ok, cosa ci chiediamo comunque? Perché non riveliamo il Night Lord? Dove sono gli altri agenti? O cos'è la curia? Cosa fa la curia? No, no, che cos'è la curia? Scusa, no, giusto. Ognuno di queste tre ci rivela un po' di lore della storia. Io punterei al Night Lord, visto che è il nemico principale che stiamo combattendo. Vabbè, chiediamo cosa. Perché non rivela il Nighthawk? È stato reso pubblico che il primo Night Lord, il primo santo ha sconfitto il Night Lord, giusto? Io non sapevo che il Night Lord era su quest'isola, venuto su quest'isola. Perché mi avete nascosto? O perché nasconderlo, giustamente? Quindi dovremmo dire al mondo che il Night Lord è vivo ancora, che può liberare la notte eterna e portare e non farlo dormire? La gente che sa che il mondo è vicino alla fine, si dispererà e compierà. Avendo la conoscenza che il mondo sta per finire. L'ultima frase non l'ho capito. Mi sembra giusto. Ok, rispondi alla mia domanda. Questa Berserk mi devi dire questa.
それじゃあ。Comunque, Darkness, non ho capito che stai facendo con Lost? I Saint. Io devo sapere come è il processo di selezione dei Saint. Come fa la curia a sapere qual è il discendente prescelto del passato Saint? Lisa è diventata il discendente diretto, quindi sembra. Ma io non posso controllare adesso perché non posso accedere al computer. Comunque, chieda agli altri. Come un long shot, non so cosa potrebbe significare qua. Quindi, com'è che decidono chi, com'è che decidono il fatto per selezionare i Saint? Vero, è necessario un fattore da considerare per selezionare i Saint, ma chi lo sa come qualche beneficio potrà fare? Qui il fattore non si applica perché l'Elise non è qualificata per diventare una santa. Non volevo dire questo. Con questo sogno non puoi fare la stupida. Intendo dire, tu sei molto più onesta del normale. Perché mi hai chiamato stupida adesso? Mi chiamano stupida adesso, ho fatto. Ah. Un lungo colpo. Però non capisco come si collega con la frase di Jack. Comunque, mi scuso, ma io te lo volevo dire, Lilith è stata scelta come santa perché lei attrae i mostri. Aspetta, ora da chiedere ad Abbassidia, scusate. Eccomi qua. Vabbè, scusate, vabbè. No, perché a me dà fastidio. La sua anima, specialmente, entrando in contatto con i mostri. Specialmente la sua anima quando entra in contatto con i mostri. Se non conosciamo bene, non sappiamo bene perché. Capisco. Beh. Anche questo è un lavoro duro, penso. La tua creazione con l'Elise è aumentata, perfetto. Comunque, io vi dico solo una cosa. Vedete la spada di Yort là dietro? Tenetela bene a mente che più avanti potremo farci delle belle cosine. Sì, comunque. Sono felice che tu mi abbia fatto così tante domande. Grazie. Shine Maiden. Comunque, grazie, non è necessario. Questo è il mio futile ruolo del guardiano della spada demoniaca. Beh, so, dici tu. Alla prossima. Dopo una passi in privato. Jack.
Ma spero che non si senta tanto per darmi il copyright, ma tanto chi se ne frega. Sofia. Così soffice. Oh, maestra. Unisciti anche tu. Non saltare sul letto, brutti, brutti bastasi. Subito. Ragazzi, possiamo tipo sterilizzare quel gatto per piacere? Ditemi di sì. Allora, dobbiamo attualizzare un altro servant. この依代でいいの?Ciao Zingara Flora. アクチュアAllora, ライズ完了。come lo chiamiamo questo servant? Mai. Colut Lucano Amaro Lucano Semos Fiamma ci sta perché lui usa il fuoco. Boh. Cioè, come lo chiamiamo sto Serpent? Boh. Opsie Cipper Fuco Fettia Spori. Ma è shiny come i Pokémon. Ma che fiamma? Allora, Jack vuota fiamma. Fiammo Lucano. Lucano? Allora che potrebbe essere pure femmina, questa. Non so se i Serpent abbiano sesso, eh. Allora, ragazzi, che dite? Boh, vabbè. Potrebbe. Ok, Jack dice Lucano, Darkness dice boh. Berserk, Zingara e Pollas, che dite? Allora, Lucano, due siamo a Lucano. Zingara e Pollas. Ok, what? Lo chiamiamo Lucano. Ho detto Jack, ho detto Jack. Casa per Lucano. Ok, Lucano allora. Piacere di conoscerti. Spero che adesso lavoreremo insieme. Tu sei la mia maestra. Io brucerò qualsiasi bullo con il mio fuoco. Puoi contare su di me. E allora, mo serve la domanda giusta. Mo gli faccio una questione. Io come secondo, a meno che Lucano non abbia, cos'ha Lucano? No, fuoco. Io mettiamo, rimaniamo lei, c'è boh, la bomba che se la faccia esplodere recupero vita, oppure ci mettiamo Lucano. Perché con loro posso fare pure la trasformazione finale che non vi farò vedere adesso. Che dice diamo, mettiamo. Ti chiedo più a Berserk. Cosa vuoi fare? Lei che è lui che può esplodere e mi recupera un po' di vita? C'ho scritto pure Sephiroth che sto facendo la live, cazzo! E lì è di mettere un attimo Lucano. Ok. Poi. Via il Pyros.
Andiamo se le nuove skill. Ah, ok. Weapon chain e dagger expertise. Quanto manca? Un bel po'. Che okay, facciamo subito weapon chain, così e dagger expertise. Allora, weapon chain. Allora, in settimana ho potenziato anche Arnis sotto skill. E ho messo queste qua, tech cover, che se mi sbalzano per l'aria premo il dojo, o la guardia mi rimette in piedi. Vabbè, il dash attack già c'era. Il weapon chain che ho messo adesso è che quando switcho tra le armi posso continuare ad attaccare. Cioè, attacco, passo il doppio lame e attacco e mi farà attacco un'animazione che attacca. Sword form e dagger form già c'erano. Swords e spectize. Aumenti il danno con la spada, questo aumenta il danno con le daghe. Hellfire Hunter aumenta la. Rimango trasformato in demone più a lungo. Questo lo farò più avanti. Forse pure in questa live se ce la facciamo. Poi Elite Queen, più oggetti e più deck per i Servant. E queste qua sono soltanto per il potenziamento e per le quest, quindi non ci interessavano. Ora 16, 18, 14. Chiediamo se lo spirit posso far aumentare qualcosa adesso. Ecco fatto. Va bene così. Allora, prima di iniziare uno scenario, sentitemi questo. Facciamo una seconda reminiscenza, paradiso perduto. E qua mi dovete citare un po' Jack e Berserk nei termini che non conosco. Ah, ok. Quel fatidico giorno non era differente dagli altri giorni. Io stavo raccogliendo le erbe assieme a lei quando andammo fuori dal nei pressi del villaggio e trovammo due visitatori. E noi venimmo. No, scusate. Un posto dove noi due andavamo sempre, dove non c'erano né banditi né bestie. Beh, con questo posto che visitavamo spesso, grazie Darkness. Beh, non era successo nulla di buono, ma non c'erano problemi. Io proteggevo lei come avevo fatto quando eravamo bambini. Aronis, che succede? Hai trovato delle erbe medicinali? L'ho fatto, ma non erano qui. Sì, e c'era la preoccupazione sulla sua sul suo viso. Lei. Sì, erbe medicinali. Lei quella parte non riesco a capire. L'Overlord Cliff non ho capito così, fece una piccola smorfia. Giusto? Credo che sia una piccola smorfia. Era una smorfia carina. Quindi non ha preso troppo male. Ah, si impuntò, giusto.
Fuori da qui, l'ho trovata fuori da qui. Sì, siamo state sfortunate. Cerchiamo da qualche, cerchiamo da altre parti. Dovrebbero. Mi disse lei con gli occhi bassi. Ma lei era l'erba in medicina solare, giusto? Questo è vero. Io ho sentito che ci sono delle aree erbe medicinali che potremmo usare. C'è un villaggio di curatori. Ha detto che aveva trovato queste erbe, dove possiamo trovare queste erbe. Possiamo salvare molte vite. E lei? No, c'è un viaggio qui vicino di guaritori, lì possiamo dare queste erbe e salvare molte vite. Scogliera? Vabbè. Scusate. Cioè, il mio inglese è questo qua, cioè, non faccio abbastanza schifo. Quindi in pratica stiamo cercando l'erbe e il medicina sopra una scogliera. Però Arnis disse, guarda che c'è un villaggio di guaritori qui vicino che potrebbe avere queste erbe. Fammi andare a vedere perché. Grazie a questo possiamo salvare alcune vite, le molte vite. Ok, aspetta qui. Non ho dato nessun tempo per lei di fermarmi. Ah, vabbè. Cioè, quindi ho capito che non ho azzeccato una lettera di questa traduzione. Perfetto. Oppure facciamo così, vi faccio vedere tutto il testo e lo traducete voi. Anche se però potrei dire che è abbastanza noioso. Se posso andare avanti, ditemelo. Ma penso che lo farò soltanto per le reminiscenze che mi fermo e poi faccio la tour, perché per i dialoghi più o meno ce la posso fare. Qua è un pochino più complesso il fatto. Non so cosa vogliamo fare. Ok, fate così. Tanto, anche per farla durare un po' di più stasera, perché il gioco in sé per sé dura poco. Cioè, dura poco. Durano quei 20-30 ore che dovrebbe durare normalmente, quindi. Poi, anche se perdiamo tempo, non fa niente. Tanto a questo serve la chat.
Jill Valentine, Seth. Ah, cioè in pratica Arisa stava per cadere, è conficcata la spada e si è trovata l'erbe davanti. Ok, però cacchio, mettetevi d'accordo. O uno si fa una frase o traduce uno tutti e tutti quanti. AG di Street Fighter. Ah, e purtroppo io Street Fighter ho giocato solo quello per PlayStation 1. Sembra che era il Super Street Fighter 2. Poi solo Tekken, fino a Tekken 4. A proposito, come facciamo? O uno che fa per tutti quanti o uno si piglia un pezzo. Perché se traducete tutti e tre assieme la stessa frase si crea confusione. Una frase a testa. O la fa da. Però Darkness quando non ci sei tu? Ma io mi sto prendendo tutto il tempo, anche perché mi piace questa storia con voi. Una pagina a testa. Come i bambini, ok, questa traduce Darkness, poi Bear e poi Jack. Aspetta, vedi se. Non dovrebbe esserci più. Ok. Dopo di questa si cambia pagina, quindi. Ma penso che pure a Berserk stia bene, anzi a Berserk mi fa più comodo perché lui mi aiuta con le domande per i livelli e per fare avere il finale buono. Era una buona idea, Seth, però il party audio c'è il problema, che mi prende molto la linea. Io adesso sto. Inizia tu Darkness, poi Jack e poi Seth, poi Bear. Io adesso sto con il filo, ma penso che tra poco lo dovrò togliere. Il problema è che il party audio apre un sacco di linee. Qua più o meno la sera ci sarà sempre gente che viene e si mette sul wifi. Quindi dovremmo fare per forza così. Capì? Ecco, la bestia che non funzionano le cuffie, dovremmo fare per forza andare male come abbiamo fatto adesso. Perché a me c'è il problema del wifi che se c'è troppa connessione salta e mi fa perdere tutto. Bestia che ha le cuffie rotte. Taigan che non pulisce i cessi. Tanto il problema si fa solo sulle reminiscenze, che se ne sblocca uno a capitolo. Per i dialoghi più o meno traduco e voi correggete quello che ho sbagliato. Per i dialoghi nella trama, io traduco, se per caso ho sbagliato qualche termine voi mi correggete. Per le mie scienze dovremmo fare per forza così. Ma come ti consiglio di prenderti un pezzo alla volta, Darkness? E chiedo scusa di nuovo alla chat per perdere per tutti questi tempi morti.
Sono cuffie pure per Airplay, Berserk. Ah, ecco. Vabbè, che vanno bene qualsiasi cuffia, basta che ci metti il jack e lo infili nel controller. Se sono wireless è meglio però. Anche se il wireless c'è il problema che le devi ricaricare ogni volta. Ma sta traducendo un hentai? No, veramente sta traducendo che Aranis per prendere le foglie, per prendere le ebe si stava quasi per ammazzare Lilith. Tipo alla Yuri maniera se la strinse e ho detto cazzo, vai, non pensarci ne più, mi stavo spaventando a morte. E poi, Darkness, ti farebbe problema di tradurre un hentai Yuri a te? A me non mi farebbe alcun problema. Ecco, Berserk non si fa problemi. Ma Berserk che dopo tocca a te se da Jack ha finito. Ma Sephiroth, ma a te non ti importa proprio del gioco. Posso fare pure un hentai qui, a te non ti interessa neanche. Cioè, ma che cacchio si fa a fare le live se non ti interessano? Cioè, Sephiroth, vai a fare qualche altra cosa invece di seguire le live e fare le domande stupide e poi Berserk ti deve bannare o mutare. Ah, la quale tengo, sì, però non fai neanche una domanda, non ti interessi del gioco. Che Berserk, ma tu ditemi una cosa, se devo fare così un pezzo alla volta oppure tutta la pagina intera. E allora vedi, già su YouTube te le puoi vedere. Ditemi se va bene, se ripeto un pezzo alla volta per tradurre oppure tutta la pagina. Massimo da incontri.
Lo so, Polas. Comunque, che mi faccio, cioè, mi faccio un pezzetto alla volta, faccio fare l'adozione, poi metto un altro pezzetto e faccio fare l'adozione, oppure tutta la pagina intera. Quando sono sempre a riga di tre questi pezzi. Forse è meglio che faccio il 3 alla volta, così avete, non avete un muro davanti da tradurre. Sarà che non ci sia Vale per oggi. aspetta, forse mi sono perso la parte. No. Vabbè, continua tu, Berserk, dai. Bentornato Jack. Comunque solo c'è la traduzione che hanno fatto il buon Berserk e il buon Dark. Ah, boh, Jack, abbiamo tutti i casini in casa, non ti preoccupare. Ma mi dispiace per la traduzione. Che settimana prossima dovremmo trovare un modo migliore qua. Appunto, l'ho creduto. Possiamo andare avanti? Anche a me fa così, mi fa un piacere enorme.
idea, Jack? Ok, Darkness, a dopo. Potrebbe essere una buona idea, eh. Ma non credo che li troverai su Google. Pensavo di dare un sacco di tempo solo per questa reminiscenza di 16 pagine. No, se per caso la trovi, Jack, prova a vedere la reminiscenza se la trovi. La traduci e la scrivi qua sulla chat. Niente, Zinga, stiamo traducendo un po' questa reminiscenza e ci sta mettendo un po' di tempo. Sì, vabbè. Se per caso te la adesso, Jack, mi fai un piacere, così tu la traduci e la riscrivi qui. Se no posso andare benissimamente avanti, eh. Se per caso non volete che più che farsi più le reminiscenze, basta che me lo dite e non ne faccio più, anche se però saltiamo un po' di lore di Arnis. Penso che no, già è difficile che la trovi in inglese. Perché i pochi italiani se lo sono cagati in sto gioco. No, ma io carico il video direttamente da Twitch, Pollas. Poi non so se da YouTube posso modificare il video. Vabbè, potete fare una cosa, questa è la seconda. Se per caso vi mettete a tradurre la seconda reminiscenza, lo stacco da qui e la traducete voi. Fate così? No, perché se fate così mi fate un favore, così io gioco e voi scrivete le reminiscenze. Che fate voi allora? Posso staccare qui? Cioè posso continuare il gameplay? Jack ha messo un link dove c'erano le reminiscenze, potresti tradurre da là. Senza che mi fai perdere il tempo, così tutta la seconda si può. Sì, si possono leggere anche dopo, però. Jack, fai una cosa, perché non le fai tu cioè le prendi piano piano, siamo alla seconda pagina 8. Così piano piano le posti, io continuo la live perché ho perso un bel po' di tempo così. Ok, volevo fare così, settimana prossima me ne postate.
tanto c'è soltanto la seconda. Terza si sblocca a fine capitolo. Andiamo avanti con la storia. Se allora, siccome ho capito bene, voi vedete da YouTube e poi me la postate, giusto? Ok. Mi scuso per il tempo che ho perso allora. No, sono ricordi del passato. Ok, ho del mio meglio, posso farcela. Ok. Spammate Failfish subito. Signorina, perché con la tua faccia e il tuo corpo grosso? Non pensi che il tuo viso e il tuo corpo proporzionale, il tuo corpo grosso più del nostro abbia qualche influenza su di noi? No, signor saggio, no. Perché mi è venuto in mente la parte di Neko Monogatari con capite, no? Quella quando c'è Araragi e non so in gioco, come si chiama? Hanekawa, persone gatto che gli fa gli scioglilingua. Stai calma, stai calma. Va tutto bene. Pratica ha detto, ma che ci stai sfottendo? No, volevo soltanto fare. Volevo soltanto. Sì, di che lo facevo di lasciare in lingua. No, non hai capito. Adesso è Berr e Dark. Se vogliamo, ci dividono le luminescenze. E poi domenica l'abbiamo pronta e la mettiamo. No, va bene così. Sì, Jack, no, no, ho capito benissimo. Così, settimana prossima mettete la seconda. E io sto a posto. Poi dico, ragazzi, c'è bisogno della terza. E poi la mettete. Perché più o meno con la traduzione del normale me la cavicchio, con le mie scienze che è un po' più complicato. Vediamo se è tornata Lily. No. Questo hotel è molto rilassante. Posso dormire anche molto bene sul sofà e sul letto. No, questo non è vero. Io non posso, io non lascerò la suite. Io sono ancora sulla nella suite. Ok, vediamo questo che vuole. Che c'è, signorina? Sembra che le turbi qualcosa. Beh, una volta a fare shopping ho notato che la merce non cambia mai. Questa è una piccola isola. どうしても入荷できるものが限られちまうんだよな。もりえ、però è solo merce importata。毎回同じところから入荷しなくてもいいんじゃない？例えば、もっと遠くの国からとかさ。遠くの国か。Dell'altri paesi, それ、あいまつして、気合いの国じゃないチェーデ世界中を旅しているやつだ。たまに土産は結構面白いしな。交易商人か。ただし、Ok, in pratica ci ha detto, se vuoi trovare altra merce, non solo merce qui,
Io posso fare. In pratica possiamo chiedergli, io voglio una merce da un tale posto e ci metto 2 o 3 giorni per arrivarmi. Quello che darà quel tizio, vero? Io non ho preso il libro nero. ma 世間知らずの学者先生だ。そのうち尻尾を部屋には厳重にも鍵をかけていたんですが、プロの泥棒と同宿じゃ仕方。こんなことならユリーディスさんの金庫を過ぎたことは致し方ありません。アーナさん、Dai,歌うウォーク、lupo ウゴメcantante, ク、è una foresta spaventosa e la特徴を sposa すラべンきグ。は噂に重ねますが、その謎のNo, 解明のため、lupo cantante, foresta spaventosa e la donna è la sposa ragno. Questi sono le voci sulle farfalle nere là アーナさん、fuori. Risolvi私は勝questo負してみませんか。mistero. E spiegare quello con なんだme. よ、Ma貴che様はdiavolo? やぶから棒に。Quindi non最vengano近は、fuori. Seriamente, è noioso.独裁に帰る幻の邪妖の半年勝負ですアーナスさんが勝てば私は二度とある乗ったなぜ即答いいでしょう構わないよVabbè, cioè, vedi che ti ha sfidato, vedi che io riesco a trovare questi mostri prima di te. Ok, gli dicevamo. Quindi, come questa aggiuntiva abbiamo. Trova la sposa ragno nel subway line. E noi, visto che dobbiamo andare qua giù, ci dobbiamo fare tutta sta strada. Ah, comunque ho sbloccato una nuova trasformazione. Che vi farò vedere adesso. E dobbiamo andare sia ancora al teatro dell'opera per vedere il demone. Per trovare il demone che ci dia come sconfiggere il Nightroll senza sacrificare Lily. Poi. No, ce ne sono 5 di trasformazioni. Sì. Luca, no. Io dico al Jack, vuoi avere anche una statua di Lucano? Comunque, adesso vi faccio vedere la mossa speciale del lupo. Che non l'ha fatta mai perché non era qua vicino. Eccola qua. Pratica carica e causa stop a tutti i nemici. Quella del soldato fa una combo che se premo continuamente aumenta il numero della combo consumando micro SP. Quella del ragno crea questo glifo a terra che rallenta i nemici, e quella di Lucano esplode. In pratica esplode, crea un glifo di esplosione sotto di lui o di lei o di essi. Oi. Però devo cambiare un attimo, devo mettere la laguna che mi deve recuperare. Ecco fatto. Ok, tra poco abbiamo la trasformazione, ma voglio aspettare un attimo Pollas per farvela vedere. すべての
più attacco. E se non sbaglio devo scendere per di qua. Vai, vai, fai boom. Lucano. Bam. Devo sconfitti. È una domanda di sorge spontanea, Jack. Lucano o alla Lune? Ok. Mamma mia, sto lupo. Berserk, ti piace la mossa speciale del lupo? All'Opera House, benissimo. Un bel dilemma, Xanx. Aspetta, sbagliata strada. Stanno per morire tutti. Un po'. Cavolo. Che intanto però entro qui, così recupero un po' di tempo. Me lo devo ricordare dove devo andare per... Ah, già laggiù, quindi. Ok. No, questo. Meglio HP a intervalli regolari, perché loro non hanno un leader. SP o continuo sempre con gli HP, ragazzi? Non avendo un leader, qui ci sono un po' fragili, non riescono a recuperare bene l'energia, quindi visto che si sommano più HP. Un HP regenera sempre bene. Sì, ma non ho nel... Ogni gruppo è quello, Jack. Cioè, io ho il deck con la rune. Se cambio deck non ho più la rune, ho quelli là. Quindi con questo deck qua, leader, non ce l'ho. Perciò ho messo due regen. Visto che si accumulano, rigenerano l'energia rapidamente. E rigenero anche io la vita, visto che sono nel gruppo. Se no dovrei farmi un altro, dovrei togliere uno per mettere l'healer. E non credo che vada bene che qua. Già siamo più o meno perfezionati con il team, perché con...
Quindi il demone che sa come sigillare il Night Lord si trova qui. Cioè la notte si trova qui. Oh Jack, che ti devi scusare se non lo sapevi. Ok, con lei. Boom. Poi. Paralizzate tutti quanti. E. Sì, però se. Così. Eccoci. Allora. Bene, vai, boom. E boom, dai. Esplodi qua. Peccato che l'esplosione non è tanto alta. Questo è uno dei nostri. Una che diventerà anche un nostro servant, questa fatina. No, perché? Ah, caccio. Vai, vai dalla. Vai, Lucano, esplodi! Brava. Via. Perfetto. Tanto però mi curo un attimo con la rune. E al boss, se ci arrivo bene al boss, vi faccio vedere pure la nuova trasformazione di Arnis. No, questo è più per l'attacco, quell'altro è più equilibrato. Però solo con questi qua la trasformazione nuova, perché questi qua hanno una trasformazione nuova. No, vabbè, sta per morire quello. Vai, alla ru vai, Lucano. Andrà su. Anche perché sono tutti livello 1 e 2, eh. E i nemici qua sono livello 4. Nemici sono livello 4, loro sono livello 2 al massimo. Quindi conviene cambiarli un secondo e mettere questi qua. Già, in faccia l'ho preso il veleno. Ma forse dice il suo team nei giochi che fa lui, Pollas. Quindi in pratica se devo giocare con te, Jack, devo fare quello a caso. Comunque mi trovo meglio a fare il DPS. Devo avere prima una PS4 però per questo gioco. Comunque mi meraviglio con Zingaraflora che conosce Monogatari, perché è piuttosto di nicchia Monogatari, anche se è una grandissima serie.
No, Kizumonogatari è figo. Cioè, anch'io sto malissimo. Personaggio preferito di Monogatari? Anzi, no, waifu preferito di Monogatari, visto che dobbiamo parlare di waifu. Anekawa. Stavo dicendo Kumagawa. Perché stavo dicendo Kumagawa? Scusami. Perché stavo dicendo un personaggio di Mendaka Box? No, ma io ti consiglio di vederti di leggerti il manga di Medaka Box Pollas. E vi piacciono sti micioni qua? Merda. Madonna, dai ragazzi. Come fanno a spiegarti Medaka Box? Ah, ma ti posso far danno a te. Comunque tu sei sanguinata. Ah! Ma sai che è impossibile spiegare come funziona il manga di Mangataga Box, no? Check waifu preferita di Monogatari anche a Berra e a. Indovino, Shinobu versione Loli. Ok, di nuovo tu. Certo che sei. Ma Sneaky ce l'ho come si dice? Certo che vieni di soppiatto, sei silenzioso. Vuoi seguirmi? Ok. Furtivo, sì. Ok, persone immaginano una forma della notte vedendo le stelle nel cielo e collegandole. E quelle immagini hanno guidato molti viaggiatori. 一つ一つは意味をなさずとも、集うことで新たな意味を帯びることもある。 Rikuji, no, Yoshinobu. Le stelle hanno un significato molto per la strada, le hanno guidati, le si sono uniti a loro e hanno creato nuove rotte. Nello stesso modo noi umani ci uniamo ai demoni, cioè noi umani, ci uniamo noi umani e demoni ottenendo nuovi poteri. Tu sei il demone che sta entrando in contatto con la curia? Ok, la domanda è perché una mezzodemone come te deve negoziare con un demone puro sangue come me? Non conosco le ragioni della curia, volevo solo sigillare la notte. Vuoi sigillare la notte? Stai chiedendo questo, umana? Oh, il demone. Chi lo sta chiedendo?
Sembra che dovrei devi fare una prova per essere sicuro. Ed ecco il boss che ci manda la nostra dolce Chris come test per vedere chi se è degna per sapere come rispondere, come sigillare la notte. E questa è la nuova trasformazione che abbiamo ottenuto. Non gli faccio tanto di danno perché conto più sulla velocità. Ecco, via! Comunque gli faccio poco danno perché non è potenziato al massimo la trasformazione. E anche perché i Servant non aiutano. Però è sicuro che è una trasformazione che si adatta solo alla velocità ed è molto potente. Casino, questa ciao boss, mamma mia. No, Arnis, ti devi riprendere. Ma se qua fai un'esplosione, bene. Ok, vediamo un altro po'. Ecco la trasformazione presa bene. Cambiamo. Dai, prima che... Ah, non ho fatto della mossa speciale. Dai. No, ma si già di Servant. Ah, mi ha preso. E mi ha fatto malissimo. No. Cazzo. Se si sblocca alla rune siamo salvi. Dai. Perfetto. Ci è mancato poco, ragazzi. Ecco, mi serve un po' più di velocità d'attacco. Merda, i danni. Dai, alla rune, curaci. No, non ha finito l'SP. No. Mori. Ah. Ci è mancato poco. Blue Diamond ci potrebbe servire. Easy boss, sti cavoli perché mi sto per morire. Impressionante. Nessun umano potrebbe combattere così. Ma comunque rifiuti di consumare sangue blu.
Questo non è molto demoni de questo non è molto demoniaco. Io non sono umano e ne sono demone. Ho un agente dell'acuio. Sono qui. No, io non sono qui da umano, da demone o agente dell'acuio. Io sono qui solo per me stessa. Molto bene. Quindi dimmi, cosa sai riguardo al Night Lord? Il Night Lord è il re dei demoni. Io ho sentito che il Night Lord è il re dei demoni. I demoni sono divisi in caste basate sul suo potere. Il più forte di questi è garantito il titolo di re. Ai demoni che viene dato il titolo di re, i demoni che viene dato questo tipo di demoni, gli esseri umani non potranno combattergli. Ah, capisco. Ah, non hai capito molto. Quindi tu non sei volto di noi in pratica. La notte coprirà questo mondo dell'oscurità. E solo i puri demoni, puro sangue potranno sopravvivere. Se il Night Lord ottiene quel potere di nuovo, gli umani e i demoni perderanno la loro libertà. Quindi dimmi come si gira il Night Lord senza sacrificare la santa. Sigillarlo non va affatto bene, non è abbastanza sigillarlo, non è. Che succede? Le farfalle nere stanno arrivando. Il sangue più nelle mie vene conosce. Intendo battere la notte. Ma devo dirtelo. La notte non può essere sigillata. Tu puoi soltanto sconfiggerla. Il Cori, l'Araldo. Lei ha conoscenza del tuo nome, quindi potrei affrontarla. Quindi potrei confrontarti con la notte. Vedi che ci ha scritto che Corinne potrebbe sapere il modo come sigillarla. Ma noi dobbiamo comunque andare a cercare. Abbiamo ancora meno tempo. No, cosa? Se ho sbagliato qualcosa, correggetemi comunque. Bentornata, signorina Arnis. Quindi cosa ha scoperto? No, io ho sconfitto il mostro e Godmocked, che significa? Questo è tutto. Sfortuna, quindi l'unico modo per sigillare la notte. Ah, deriso, scusami. Quindi l'unico modo che sappiamo per sigillare la notte è svanito. Comunque, lei si è tornata? Sì, è andata a dormire molto presto. Ah, è disagio, sì. In pratica si sentiva a disagio. Non riusciva a dirla perché le farfalle nere gli impedivano di dire la verità, giusto, Jack? Se lei si sa sentita molto stanco uscendo con i suoi amici. Grazie per la scena. Scusate. Sono tornata.
Perché hai parlato con un demone puro sangue? Sei sveglia? Aspetta, ma mi stavi seguendo? Cioè, in pratica, cioè, la gatto, sto gatto nero ci ha fatto. Cioè, ci ha fatto la spia? Mi dispiace, Lily. Sei terribile, Arnis. Lasciami qui da solo mentre tu affronti dei pericoli. Non è affatto pericoloso. Non prendimi in giro, è che sono un demone puro sangue come si dice la notte, non è vero? Cioè, è soltanto... Allora, è giusto, Jack. Chi parla spia non è figlio di Maria, è figlio di Taigan. Come sai quella? Che ti ha detto la curia? La curia non mi ha detto nulla, lo so... Ti leggo come un libro aperto. La Night Lord è la notte stessa. Tu vuoi combatterlo comunque? Anche se non mi chiedi, ti proteggerò. Perché stai parlando di... Perché hai parlato del Night Lord e dei demoni? Ma tu parli sempre del Night Lord, dei re dei demoni. Non capisci quanto potrebbe essere pericoloso. No, però tu dovessi arrendere a diventare santo, potevi distruggerti. Non posso. Non c'è nulla che possiamo fare. E non mi importa di combattere contro i re dei demoni, io ti proteggerò. Ho scelto di diventare santa per sigillare il Night Lord secondo le antiche pratiche. Non hai bisogno di questa responsabilità. Come non posso aiutarti? Siamo amici dopo tutto. Sei solo una stupida. Sei una stupida, io Lilis, quelli si stanno solo usando. Madonna, cioè... Lilis, sei tanto buona e gentile. Ma ti posso dire una cosa? Cioè, Arnis si sta facendo il culo per cercare di salvarti, cioè non farti ammazzare perché ci tiene a te e tu gli rispondi così? Va. Cioè, mi sto sbagliando. Bacca! Ragazzi, cioè, tu come se avessi risposto a Lily? Non avessi fatto lo stesso ragionamento? Ah, ci risponde pure in modo freddo. Ecco, il cupcake con quello spezzato. Che succede? Voi avete avuto un litigio amoroso questa mattina? Ok, professore, c'è quel vecchio detto che tra moglie e marito non mettere il dito. Ora, qui hai un mezzo demone che può trasformarsi in qualsiasi cosa accompagnata da dei servi e una santa armata di vassoio di ferro. Ti conviene fare il cretino? Appunto, stupido, mettere il naso in faccetta che non ti riguardano. Che sia successo all'ambiente piacevole del mio hotel. Avevo sbloccato anche la reminiscenza numero 3. Alucard, sei tanto morto.
Ma proprio appena appena, eh. Ok, 4 con anzi no, abbiamo avuto 5 con tutti. Quindi 5 con Alarune, 5 con Dinosaur, 5 con Pedo Tyrant e 5 con Flora. Sarà contenta la nostra zingara Flora se c'è ancora. Flora è aumentata di livello. Mentre gli altri 3 3 ha aumentato tutto. Aspetta, Flora a 4? Un po' vediamo. SP o quando? Oh, questo è Caruccia. Jack è Jack. Berserk, io direi più questo, quando viene evocata inizia con un critico. Ah sì, tutti a 5 danno e Flora che è a 4, sì, perché l'ho messa dopo. O SP di base aumentati. Anche se questo qua quando viene evocata butta un critico potrebbe essere comodo, mi metto al mezzo al team nemico, evoco Lucano e fa un critico. Jack 10 seconda, Ber. Sì, il critico quando viene evocato è buono. E 3, Lucano. Aumenta la Fireball e aumenta il numero di proiettili che spara. Buono. Ah, possiamo anche aumentare, creare un altro Servant. Questo mi serve, questo subito devo mettere però Blue Diamond. Allora. Ok, vediamo se possiamo farci un livello o no. Ok ragazzi, avete notato qualcosa? Per caso? Ai nostri servant di livello 5? A parte, sono cambiati. Sì, ogni volta che ogni tot livelli cambiano. E shiny Flora. Mentre loro ancora presto, forse un altro paio di livelli. Intanto però possiamo attualizzare questo servant. このよりしろでいいの? このよりしろ 3000 でいいの? 3000 un bel povero. アクチュアライズ完了。Ok, Berserk, facciamo scegliere a Berserk il nome? C'è Sutro, Galois, Nucole, Privi, Schellatta, Curano, Gulliver, Letato, Dex. O Gallop. Carlos o Curano? Scegliete da Carlos o Curano? Galois. Tutti per Galois?
Vada per Garois allora. Io voglio spaccare i nemici. Rendere riconoscibili. Stavo scherzando. Ok, già mi sta simpatico questo. No, è più Hulk. Hulk spacca Pollas. La cosa dice tempo di distruzione. E glielo piazziamo qua, al Deadlock 3. Questo non ci interessa. Finesse e stamina. Ok. Scenario. No, ma non ci facciamo prima questo qui. Maestra. Cosa? Combattere è brutto. Cioè, lo dico, scusa. Ti aiuterò. Ok. Soldi, sono i soldi la libra. Arnis. Ciao. Nulla. Certo che tu sei proprio fuori, eh. Il cupcake rappresenta i miei sentimenti. Un cuore spezzato. Vediamo se possiamo comprare qualcosa. No, ma io, sinceramente, posto di sto Rabbit Foot, attacco più 17 però. Senti ragazzi, io mi metto questo. Ovvero che posso avere con la skill posso avere più il 25% di energia in più, ma questo mi dà. Ogni volta che muoio mi fa rigenerare con mezza vita, quindi decisamente meglio. Allora, per ora facciamo questa missione qui secondaria. Andiamo alle subway e ne sconfiggiamo la sposa ragno. No, non possiamo farlo. Dobbiamo parlare prima con Simon. Le giuro, le donne sono terrificanti. Ok, professore, le donne sono terrificanti, è vero, però tu sei pure scemino. Comunque, Arnis, io ho una proposta per te. Vorresti aiutarmi con le mie ricerche? No. Posso chiedergli un favore riguardo a questa quest? C'è qualcosa di sbagliato? Sinceramente non accettare questa missione. La ritengo impensabile. すでに起きた。失われ、それでもよろしければ引き受けていただきたいのだ。Cosa dovremmo fare, Simon, allora? Non so se possiamo andare avanti. Sono preoccupati che abbiamo litigato io, lui e Lilis. Dicendo sempre il loro verso che io non tradurrò mai. Oppure la potrei tradurre il verso del gatto. Che dite? Traduchi il verso del gatto?
C'è stato un incidente 10 anni fa. È scomparsa. Datemi 100 euro. Ogni volta che fa il verso lo traduco. Solo così mi potete far tradurre. È sparita una nobile donna chiamata semplicemente Lady L. Sembrava incredibile che Lady L fosse sparita. Cazzo. Vabbè, vediamo prima i soldi però, Jack. Dopo un po' le indagini vennero sospese. Ok ragazzi, salvi, ma perché campate? Cosa ci volevo scommettere? Questa ADL era la sorella maggiore di Chris, che si è sacrificata per proteggere la sorella? Da come ho capito? Perché mi ha detto, sì, è un caso che ricordo che è comparso 10 anni fa, però... Aia! Scusami, Jack. Comunque, da come ho capito bene, questo caso è comparso 10 anni fa, però è avvenuto 100 anni prima e hanno trovato solo quella maschera. Quella maschera è la stessa che aveva Chris. Quindi si potrebbe immaginare che Chris ci di qualcosa, perché questa Lady L aveva anche una sorella. Quindi probabilmente... No, ho letto male della cosa, perché pensavo traduci, dicevo... Traduci quello che stavano parlando, no? Traduci verso le gatto era. Comunque, se ho capito bene, Lady L dovrebbe essere la sorella maggiore di Chris, forse? E dobbiamo capire come è morta e perché è morta? Queste cose non sono ricordanti per la trama, sono più per i personaggi.
sta dicendo che sta avendo problemi per ricevere la merce e che tra poco diventerà un campo di battaglia qui con tutti i demoni e gli umani che ci saranno, quindi dovrebbero aspettarsi. Se ho capito bene. Sembra mettere anche loro, dai. Quindi, andiamo all'Opera House e vediamo cosa si dice Chris su questa situazione, su perché c'è la maschera loro là. Ok. Vai. Ah, ho mancato tutti proprio. Ecco, così va bene. Dai, carica, lupo. Ho capito cosa fare per Natale a Jack, allora. Vai, fai boom. Ah, peccato, non ha preso nessuno. Che dici se ti faccio una bella scena figura con Alarune e con Lucano? Dai, qui. Bella. Cioè, veramente sfidarci a trovare la sposa ragno? Dai, qui. Dai. Ma quando è caduta la voce di Lucano quando dice li ho sconfitti? Secondo le mie ricerche dovrebbe trovarsi in questo posto. Qui è sospetto. Arnis. Vinto la caccia questa volta. Ma guarda, forse se eri in Arnis ti faceva ammazzare, eh? Quindi questa sarebbe essere la lingua dei mostri. E penso che mi capirebbe. Io sono solo uno spazio. Io sono solo un ragno ordinario. Ti ha capito? Fare la ragnatela sui bordi di un tetto è molto difficile. Io spero sempre di fabbricarne una. Noi ragni amiamo le persone. Ci piace guardarle. Scrivere
Scurry about, non so che scarri che significa. Spero che possa tessurare una ragnatela nella mia prossima casa. Senti, allora, donna significa ragno bianco. È vero che non so se a voi ragni piacete a noi, ma a noi non è che ci fate tanto comodo. E qua ci sono degli arachnofobici che possono confermarmi la verità. E poi, ちょっと待って。sinceramente, se mi trovassi un ragno di questi casa, tipo mi sarei buttato giù dal balcone subito. 両者協議のうえ、私が面倒を見ることになりました。Ah, もok, し、te la curi. それから。È sul tetto di una sartoria. Ah, ecco, forse di lì è detto che mi piacciono le persone.賭けはあなたの勝ちです。No, バルス。porla, se io ho gli insetti ho proprio il terrore. では。あれじゃ。Cioè, non so tu, ma. A vedervi cucire. Mi sa. Ah, ok. No, pensa che. Se tu avessi trovata un ragno del genere in casa, che avessi fatto? Cioè, in pratica questi era appollaiato su un tetto della sartoria, visto le persone cuce, ho detto, ah, che belle quelle persone che cuciono, mo' divento il loro amico. Ma io le vacanze le faccio tutte là, quindi se per caso l'anno prossimo ti fa stai a Fano, ci possiamo incontrare. Ah no, possiamo stare andare in vacanza insieme. Shotgun! Ma ho direttamente come me su contro i demoni. Spara tutti, accetto pure gli insetti. Ok, Pollas, tu non sai niente. Tu hai giocato per caso a un Fallout? E mi sa che ho sbagliato strada. Oppure no? Sì, qua la lascio perché vengo subito all'overhouse. Ecco. Il primo avversario che trovi in Fallout. A me nessuno mi ha mai preparato per quell'avversario. Appena l'ho visto sono tipo quasi svenuto. Ah no, qua è chiuso, ho sbagliato strada. Dannazione. Tipo lo. Ecco, il primo avversario, lo scarafaggio da tipo. Cioè, quando ho giocato a Fallout 3. No, fresh log. Non mi ricordo se è del lupo. Sì, del lupo. Possiamo ancora aumentare la potenza del lupo. L'unico insetto buono è un insetto morto. Grande citazione a Men in Black. E loro avevano ragione. Scusa, tu ti prendi un fucile a plasma trifasico, io mi prendo sto pistolino. No, ho sbagliato strada. Dice, cacciatore di fucile a plasma trifasico. Ah, ok, adesso cominciamo a ragionare. Grillo tonante. Cosa tu tipi un plasma cazzuto mi prendo questa cosa qua? Secondo me lo rompo questo pistolino. Chris, sei qui? その仮面、Quella maschera.道案内してくれない？Mi stai guidando? Quindi Chris è qui? Ok, comunque ragazzi, meglio il grillatonante o quei cosi giganti che sparavano, robe fighe? No!
Che cazzo ci fai qua, dottore? Sette, boh. Cioè qua viene, oh, ma l'architettura di questo posto è molto carina. No, ehi, dico, che ci fai qua? Stanno per i mostri? No, sono nell'architettura, comunque è molto... mi sto annoiando, me ne vado a casa. Che cazzo sei venuto a fare qua? Ok. Mi rendo conto che qua è tutta esperienza che perdo, ma... vorrei finire presto presto sta parte, poi... vedi che adesso più o meno ci sarà cavo e noi mi mossi con tutti questi. Dai ragazzi, combattete. Ahia! Pure avvelenato sto. Opla. Dai. Eccola qua, Lucano che scoppia tutti. Cosa stai facendo? Cioè, osservo i mostri ovviamente. I mostri Imp sono mostriosi. Si dice che le rane toccate da sangue blu siano diventate questi mostri. Ma sono chiaramente lucertole! Cioè... beh. Ok, professor Laro, guarda, appena fatto trigarare male qua un signore che è amante dei draghi e delle lucertole, quindi non so, adesso c'hai come nemica, come nemico Alarul, Arnis, Lilis e il buon Berserk. Sei nella merda. Ci sono molte teorie al riguardo. Uno dice che i draghi toccati da sangue blu sono impiccioliti fino a diventare imp. No, sono lucertole, guardale! So pure sono dei ciechi. Non è che è quello delle lucertole. Io, il professor Alucard, il cercatore di... lo straordinario cercatore spaventato dalle lucertole, è assurdo. Guarda, una lucertola. Che coglione. Allora, possiamo dire che il Taigan di cui di turno sia il professor Alucard? Anzi, Berserk, visto che voglio farvi un regalo oggi, ragazzi, vi faccio vedere l'altra Alucard che mi hanno detto che si dava nel 2. Metti Camilla Alucard. Berserk, perché non metti quella che più o meno forse dovrebbe essere la sorella? Mettila in chat e fagliela vedere a tutti quanti.
Quella che stavamo parlando la settimana scorsa è Ber, è lei. E da come ho predotto io, visto che hanno il cognome uguale, potrebbe essere la sorella. Questa che ha messo Berserk, almeno io ho dedotto, che potrebbe essere la sorella del professore. Questo che sta facendo a caccia di tesori. E che sorella. Ok, domanda stupida. Professore o la sorella? Sperando che non ho sbagliato io. Mi sembra che devo andare all'Opera House comunque. Cugina. Aspetta, scenario. Ah, ho sbagliato strada, devo andare al al market server. Cazzo, vabbè. Sono livelli, ragazzi. Gratitudine a tutti. Vedete che adesso la trasformazione in demone dura di più? E come ha detto un mio amico, no, la sorella non è stupida come questo. È un po' più utile. Vabbè, ci siamo fatti un livello comunque, ragazzi. Scusate, perché pensavo che dovevo andare all'Opera House. Non avevo detto che dovevo andare al server, alle fogne del mercato. Ok, HPOSP. Che ci mettiamo, ragazzi? HP aumentati. Poi Bucacchio. No, facciamo questa, quella che fa rigenerare più in fretta. Ok. Sempre a rigenerazione, oppure aumenta la catena. Aumenta la catena non è tanto importanza, potrebbe servirmi per aumentare la barra della trasformazione, ma io preferirei più sul rigenerazione intervalli. Mi piace più un regen che la catena, eh. Ma no, qua attacco sicuro.
Ok. Ok, va bene così. Appena notato che Galois ha la trasformazione finale, potremmo usarla dopo. Infatti, devo scendere qua giù. Dopo che avevamo battuto il boss finale, metto Galois nel secondo deck e così io posso avere subito la trasformazione finale. Ma ora come ora non mi serve, anzi come ora non ho dove neanche usare la trasformazione finale. Perché per loro non l'ho ancora ricevuta io. Sai cosa potrei fare una bella combo qua? Tipo, ma ok, fare questo e poi butto al centro l'esplosione di ecco. Tipo li blocco con la tela di Buccacchio, li paralizzo con il lupo e poi li faccio esplodere con Lucano che sta camperando da là dietro. Vai Lucano, esplodi. Niente. Ok. Infatti devo andare di qua. Cazzo. Merda, no, fammi curare. Dai. No, il veleno. Opla.
Dai, la miseria, il casino che abbiamo fatto. Salve. Questo è il lupo. No, questi ce li prendiamo comunque. Servono per potenziare la trasformazione. Dove siamo finiti? Sembra che ci sia qualcosa qui, meglio fare attenzione. Comunque l'evento è laggiù. Di qua. Ancora tu? Che sapete di... Che diavolo fate voi due, madonna mia? ぜひ協力してくれ。ぜひ。やだ。先生。だから先生と組むのは嫌なんだ。金、金、金の痣がよく言いますね。青一と生だけど。なんだろうな。強い意志を感じる。じゃ、そして私はどこから来た。知らんが。それより先生。ロイドさん。あなたこそ何でそんな黙る子の変態よもずき。言いましたね。 Perché? Cioè tutti quanti, perché tutti hanno dei compagni fighi come spalla, non ci dobbiamo beccare quei due? Che abbiamo fatto di male noi per beccarci quei due? Dobbiamo procedere nel cimitero. No, questa è la Central Station. No, non va bene qua. Madò. Cimiteri Central Station. Non mi sembra che devo andare di qua però. Non siamo fatti. Aspetta. Non mi ricordo mo se devo andare per di qua. Vedi dove è qua. Qua dove si va? No, da qua non si può entrare perché la porta è chiusa. Cazzo, quindi non deve forza dall'altro lato. Vabbè. Cioè, ma quanto sarebbe stato bello se il De, se il Gargoyle ha detto di avrebbe caricati sia il professore che a Lloyd. Cazzo. Ok. Ah!
Eccola qua l'evento. Di qua. Mamma mia, sempre i viaggi più lunghi dobbiamo fare noi. Di qui? Madò. Cioè, ti sei messo a fare pure il razziatore di tombe adesso? Cazzo. È sbagliato live, Lloyd. Devo fatto ieri una live su un ricercatore. Oddio, Nathan non razziava tombe, però. Senza spero, ma a me o al prof Robert, cioè al Lloyd, cazzo, si è battuto il prof. Ah, ma quello è più il mercante, ma non è che si salvi tanto dal professore. Ecco qua, no, bomba, mamma mia, l'ho visto dall'ultimo. Perché sta facendo una camminata? Chris! Come puoi vedere, quando la notte mi viene a contatto con i mostri, loro non mi sentono. Scusate, vado un altro in ultra istinto. Non doveva farlo. Sconfitto il mostro, stai bene? Sì. Hai detto che i mostri, dopo che sono venuti da te, perso tutti. Non sei riuscita più a controllarli, credo. È per questo che hai detto che tu mi hai detto come sigillare. No, intendo. Perché non mi hai detto come sigillare il Night Lord? Giusto. Loro hanno trovato come. Betrayat, che significa? Sono venuti da te quando ci siamo. Sì, in pratica i mostri la stavano cercando per punirla perché gli stavo dicendo come si dice la notte, giusto? Ah, tradire. In pratica allora hanno scoperto che stavo per tradirli. Demoni, angeli. Ah.
Capisco, la maschera si è rotta e non posso, e non si può aggiustare di nuovo. Chris, Chris, aspetta. aspetta. Elgio Io ti voglio chiedere sulla sparizione di Lady L. La maschera attaccata alla mano destra, la riconosci? L'una di, è l'una di, uno dei tre gesti. La prima parte prima, la donna che è sparita aveva i capelli flax colored, capelli scoloriti, occhi rossi, e il suo prima la, iniziava con la lettera L. 10 Dopo 10 anni, la polizia e la cura cospirarono. No, cospirarono, scusa. Notizia che lei era candidata come santa. E finalmente la camera segreta era qui. La camera segreta. Io ti ho detto tutto, ora me ne vado, non c'è più bisogno di parlare. Sei veramente addato. Comunque non abbiamo altri, vedo che non ho altri indizi. Credo che devo cercare la camera segreta. Ok, ti seguirò. Non c'è nulla qui. Ehi, gatto! Sei sicuro che la camera segreta si trova qua? Stai graffiando, tipico di un gatto. Però questo è sospetto, eh? C'è qualcosa qui. E aspetta. È bella, è così bella, assomiglia a Lilis. Questa è una mappa della regione in pratica. C'è una mappa in questo posto, non hai visto la geografia di questo luogo. Come Roswalla, quella Elisa che il cura cerca di nascondere. Quante cose! Sì, però ragazzi, non mettetevi davanti. Questa scultura è così strana. Ecco, abbiamo scassato tutto. No, e adesso? No, che ho fatto? Questo non è rotto. Cioè, in pratica loro hanno messo sta scultura a pezzi, in pratica che qualsiasi, qualunque la toccasse si rompesse subito. Riassembliamola. Ah, avevo dato un braccio che è simile a quello che ci ha dato lì, che ci ha dato Chris.
Chris. Chris, stai bene adesso? Mi stai annoiando? Scusate. Comunque, ho bisogno di dirti qualcosa. Quella scultura è l'EDL. Di che stai parlando? Esiste un demone che come la Gorgone ti faceva diventare creature viventi in pietra. Tu stai dicendo che questo demone ha pietrificato? Scusa, è tardi, sto stanco pure io. Si disconnette pure il controller. Ma nonno, non hai capito, lui ha trasformato il suo amore in pietra. Il sangue succeduto dal demone. Ah! Lei ha trasformato il suo amore in pietra. L'amore trasforma lei in una pietra. Il sangue che succede dal demone, dal demone abbia una genuina attrazione in lei. Abbia un genuina... Ah, cazzo! Per esempio, la tua cameriera carina in quel hotel delizioso. Lui non ha nulla a che fare con questo. In ogni modo, le vittime di questo incidente vengono trasformate in pietra. Questo è assurdo. Se tu ami qualcuno, se tu ami qualcuno, volessi avere un rapporto di qualità, non una cosa egoistica. Sei l'unica che la pensa così, mezzo demone. Noi mezzi demoni pensiamo diversamente da te. A posto di sacrificare al mondo, trasformarli in una statua per amarla. Quella donna non ha altra scelta. Quale scelta fare tu? Nessuna, ognuna delle opzioni è pazza per me. Allora lascia questo luogo, ho detto in pratica. Mamma. Ci è capito allora perché l'EDL non è comparsa, perché il demone che lei, cioè il demone che la amava, al posto di farla sacrificare per sigillare il Night Lord, ha trasformata in pietra. Lei era mia amica. Ah, ma cosa? Quindi Simon era l'agente scelto per scortare la precedente Saint. Un giorno lei disse che voleva rimanere un po' sola. Quindi ho detto un paio d'ore per
per allontanarsi, ma fu un grande errore. Dopo quello mi fu tolto il titolo di agente e la furia mi scaricò. Quando la cura mi ha detto di supportarti, signorina, pensi come fatto personale. Io non voglio che lei muoia. お嬢様がハンエージェントとしてのお嬢様ありがとうございました。お嬢様。 ユリは聖女の花と言われています。行方不明になった女性は皆ユリに、ちなんだな。ユリーティスの頭文字はエルだ。 Povera, no, aspetta, no. No, è sempre aumentato, almeno così fa proprio le skill. Ok, però questo lo faremo settimana prossima. Andare al Dream World. Che ne pensate della scelta di Simon di distruggere la mano della sua amica pur di non avere il peso del suo fallimento sempre davanti? Comunque quello che Arnista ha detto, cioè quello che Arnista ha detto è vero, pur di salvare la persona che amo io mi sacrificherei pure. Vediamo se posso mettere un'altra skill. Sì, questa. Questa non ci interessa tanto, l'ho messa perché non posso mettere altro. Ok. Salviamo. E ci lasciamo qua. Cioè tu ti saresti tenuto il braccio della tua amica? Della tua amica petrificata per colpa tua che non hai saputo proteggere? Cioè Lily a me si è detto... Pur di salvare Lily, io mi sacrificherei comunque. Giusto? Allora va. Vabbè ragazzi, allora noi ci lasciamo. Tra poco caricherò il video sul canale. Qua c'è il banner, qua sotto c'è il banner che vi porta lì. Se volete iscrivetevi. Ci vediamo sabato prossimo per la live di Amnesia. Non so se farò il Machine for Pigs o il DLC. E domenica prossima per la live di Knights of Azur. Ringrazio Darkness, Pollas, Jack, Bear e Seth che mi hanno seguito. Ciao a tutti e alla prossima. E ricordatevi, il professor Alucard è un coglione, meglio la sorella.